Siri, eccomi con un altro piccolo tutorial. Oggi vi mostro come realizzare questa scatolina. Molto molto carina, sembra un piccolo fiorellino con dei petali, molto molto carino. La decorazione di questa scatolina è stata fatta con un piccolo sentiment con la scritta For You, per te un fiorellino. Molto carina, è adatta sia per contenere dei piccoli confettini oppure delle caramelle o cioccolatini. E ora iniziamo il tutorial e vi mostro come realizzarla. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, così sarete sempre aggiornati sui prossimi tutorial. Allora, per la realizzazione di questa scatolina ci occorre l'envelope punch board, un foglio di carta che misuri 6 inci per 6 inci, 15,2 per 15,2 cm. Allora, posizioniamo il nostro foglio di carta 1 inch e 3 ottavi e facciamo la prima punciata. Segniamo la prima piega, poi spostiamo il foglio a 4 inch e 5 ottavi, punch e facciamo la piega. E così via per tutti e quattro i lati. Adesso marchiamo tutte le pieghe che abbiamo fatto. Allora, adesso ci servono le forbici e dobbiamo fare dei tagli. Lungo la piega che abbiamo fatto ci dobbiamo fermare qui. Poi giriamo il cartoncino, perché questo verrà piegato, e lo dobbiamo tagliare a questa altezza, dove fa questa parte un po' più alta. Dobbiamo tagliare qui, così, per venire facile l'incollaggio, ok? A questo punto prendiamo la colla e incolliamo tutti i lati. Ok, la nostra scatolina è tutta incollata. Ora, per fare quella decorazione sui petali, dobbiamo fare le seguenti cose, è facilissimo. Dobbiamo prendere la punta e schiacciarla così. Prendere la punta e schiacciarla. Quindi piegare un pochino in direzione della punta e poi schiacciarla. In questo modo. Ed ecco qui la scatolina già pronta. Ora non resta che decorare. Per la decorazione io faccio la seguente: timbro la scritta For You con Distress Oxide, il Will It Honey, poi ritaglio con la taglierina per fare un piccolo banner. A questo punto gli faccio la codina. In questo modo. Per il fiorellino ho pensato di utilizzare un fiorellino di questi. Vediamo quale sta, quale si abbina di più. Questo qua mettiamo, si arriccia il gambo del fiore. Questo lo incolliamo con la colla normale, o potete utilizzare anche biadesivo, quello che volete. Per incollare il fiore utilizzo la colla a caldo.
All'interno per riempirlo possiamo utilizzare dei semplici fogli di carta tagliata a striscioline. Ed ecco qui la nostra scatolina pronta. Molto molto carine sono, veramente carine. E niente, questo è tutto per oggi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi. E magari se volete potete lasciare anche un commento, mi farebbe tantissimo piacere. E ora vi saluto e vi lascio ai prossimi video tutorial. Un bacio e alla prossima, ciao ciao!